Un meriggio così non l'avrebbe potuto pensare neppure il romanziere più immaginifico che ci sia. Prima lo sgomento, la paura, il buio. Sugli spalti della città degli Ulivi un malore crudele ha colpito uno spettatore e solo la cooperativa dell'amore, guidata dall'eroico Pippo, che fu talento del pallone nostrano, con l'indistruttibile giaguaro Gianni e gli impareggiabili operatori della misericordia, ha fatto sì che venisse restituito il palpito di vita all'uomo, cui va l'abbraccio più affettuoso di tutti quanti noi. E addolora pensare che l'ambulanza sia arrivata da Terlizzi addirittura dopo 35 minuti. Poi la gioia, l'euforia, la luce, cioè il match. Un'ora e mezza di perfezione dei Leoncelli, pur dinanzi ad un brindisi orgoglioso. Mister Claudio De Luca ripropone il gattescolo noce fra i pali, Palladi centrali, Petta e Lanzolla, esterni bassi, l'ottimo Stasi e l'incontenibile Turitto. In mezzo l'ira di Dio Riccardi a sinistra, il signoreggiante Addae, l'Euclideo Piarulli e il Vespigno Danna dall'altro lato. Davanti il capitano formato gigante Lattanzio e il fulgente Santoro. Di Costanzo risponde con Cervellera a guardia della porta, linea difensiva con Spinelli e Alfano e larghi Morleo e Falivene. In mediana Galdean ed Esposito con l'ex Triarico e Silvestro a pungere sulle ali. In attacco Meneses e Periale. Anticipa il quasi assoluto monologo dei padroni di casa il tiro a giro di Periale su imbeccata di Triarico che carezza la parte superiore della rete e nient'altro. Prima triangolazione mirabile al nono fra le bocche di fuoco Santoro, Lattanzio e Danna, il cui diagonale è impreciso di un non nulla. A Cavaliere del 24esimo, doppia occasione, dialogo fra gli implumi pedatori Stasi e Riccardi, conclusione sporcata in angolo dai mastini avversi. Sul corner, fragile capocciata di Petta. Poco prima della mezza ci prova il capitano su Piazzato che impensierisce un incerto Cervellera. Tutto il resto è annullato dal fischio dell'arbitro. Minuto 34, il più che meritato vantaggio bitontino. Ricky offre un bignè con un assist argenteo al Santoro che turlupina di tra le gambe l'estremo biancazzurro. L'1-2 letale è servito al 39esimo con il colpo di testa chirurgico dell'ex Fermana su cross sublime di Stasi. Biancazzurri a capochino, neroverdi spavaldi, fan ritorno negli spogliatoi. Ripresa e nulla cambia. 180 secondi e incornata troppo robusta di Addae alta sulla traversa. Al quarto d'ora, Lopez inzucca in area, il guantone di Lonoce e il legno provvidi sventano. Pochi giri di lancette, rinvio maldestro degli adriatici, mancino al volo di Turitto che sibila accanto al palo. Minuto 20. Il puntiero Andriese uncina il cuoio in mezza girata, il portiere ospite blocca, così come fa il 22esimo sul colpo di tacco artistico di Santoro. Al 33esimo sontuoso gol di Lattanzio, che sguscia via da un viluppo laoconteo a centrocampo e avvia la manovra che egli stesso conclude su invito di giustezza di Addae con un sinistro inesorabile. A 5 dal triplice zirlio del signor Gregoris di Pescara, Riccardi imbecca Santoro che scocca un destro folgorante cui si oppone con abilità Cervellera, che di lì a poco nulla potrà sulla spizzata arguta dell'impeccabile Lanzolla. Dunque, successo chiaro e inequivocabile dei Leoni, reti intonse, striscia di vittorie che arriva a 6, 16 giocatori diversi a segno, regalo inaspettato e quanto mai gradito del Molfetta che inchioda sul pari l'audace Cerignola. E così gli uomini del presidente Rossiello si issano di nuovo sulla cima del girone H. Lieto fine dunque per una giornata calcistica e non solo, tormentata e dolente per la nostra città.